Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi andremo ad esplorare in un viaggio nel tempo alcuni numeri di applicando settembre-ottobre 1983, applicando del dicembre del 1986, gennaio 1987, un numero bimestrale come quello precedente. Poi invece andremo ad esplorare applicando marzo del 1989, mensile, e applicando del novembre del 2011, anche questo mensile. In descrizione di questo files trovate il link per scaricare altri arretrati in PDF di applicando. Applicando settembre e ottobre 1983, numero bimestrale. Andiamo a vedere di cosa si parlava nel lontanissimo 1983. Su applicando, nel numero bimestrale, si parlava di VisiCalc, uno spreadsheet su cui era stato progettato un modello per calcolare l'EquoCanon, etichette di grafica scattando per il computer foto solamente per Apple II, dati, un database, un logo basic per, diciamo, matrici e una stampante Epson che era compatibile per Apple II. Andiamo a vedere pubblicità. Eccolo qui il sommario: prova con sistema di base. Poi ecco il logo italiano, uno scatto per computer foto, etichette più che perfette, uno spazio sempre per desktop publishing. Per servire l'abbonato, ossia una serie, una utilità applicato praticamente ad un applicativo, modello da inserire in un applicativo, quindi in uno spreadsheet. La stessa cosa qui per l'EquoCanon, dal video alla stampante. Per amare le matrici, quindi un'applicazione di tipo matematico, signorina, il contratto ci pensi lei. Anche qui abbiamo un modello pratico, dadi e punti, che probabilmente sono giochi, un gioco, sì. Vediamo un po', sfogliamo il lontanissimo 1983. Ecco, come si vede, dominava l'Apple 3, il bussolo dell'Apple 3, quello che si spaccava. Era un computer che all'epoca era venduto dalla Apple, per amor di Dio, più venduto però rimaneva nella famiglia Apple 2 Plus. Qui un database, un programma di database, qui veniva dato un listato in Basic, che però era un programma appunto di database. Pare, vediamo quante pagine, era abbastanza lungo, discretamente lungo, dato che poi continua parecchio. Accidenti, gratis, qui c'era, vabbè, un'offerta per un plot per i lettori, qui era probabilmente sempre la roba di prima. Il logo in italiano, un logo, un linguaggio di programmazione che però non ebbe molto successo, non se lo fidò a nessuno. Una scheda da inserire possibilmente nello slot 3 e una telecamera, così il vostro Apple 2 Plus acquisisca anche la vista, quindi digitalizzazione, come si vede in bianco e nero, poi una stampata, donzelle in modalità equivoca. Vediamo un po', queste erano le risoluzioni che poi venivano poi stampate. Quindi c'erano delle applicazioni, delle schede che venivano fatte per Apple 2, ovviamente erano macchine che vendevano e quindi si costruivano schede e espansioni. Etichetta in più, anche questo un listato per Apple 2 Plus per fare etichette. Per servire l'abbonato, quindi anche questo un applicativo con delle maschere da mettere, quindi probabilmente questo era, penso, per Apple 3. Un'applicazione, quel VisiCalc, come si vede, da trasferire sul foglio elettronico. Dallo schermo alla stampante, una Epson che
potesse, diciamo, stampare addirittura con un Apple 2, Apple 2 Plus, una stampante Epson MX80. Vediamo un po' cosa c'è. Per amare le matrici, questo è probabilmente qualche cosa di matrici multidimensionali, qualcosa di matematica applicata. Fanno uno spreadsheet probabilmente, calcolo il determinante e quant'altro con un programmino aggiunto. Vediamo un po' applicazioni per fare delle stampe con un programmino specifico. Questo a giudicare dal listato era per Apple 3. Vediamo un po' altre cose, sempre pubblicità. Questo era un videogioco, così riconosce, diciamo, dai linee di codice Apple Soft per Apple 2. E poi qui continua il videogioco, che aveva però, diciamo, anche della roba da mettere in esadecimale. Quanto costavano? Ecco, interessante, l'Apple 2 costava 1.850.000 lire, non poco, molto, nel 1983, mentre l'Apple 3, udite udite, il bidone che si spaccava, costava 5.200.000, più di una macchina. Ma chi se lo comprava? Non comprava nessuno, infatti tutti compravano Apple 2 o Apple 2 Plus. Unità video, unità di scrittura, questi erano tutti i prezzi. Ancora non c'era neanche l'Apple 2C, evidentemente ancora non era uscito. È lontanissimo 1982. Uscirà nell'84, se non mi ricordo male. Ok, ne passiamo oltre. Applicando dicembre 1986 e gennaio 1987, di cosa si parlava? Si parlava di Macintosh, di dischi fissi, di Apple 2C, Mac Music, applicazioni, software, utility, DOS e ProDOS, avventure di rete locale, local talk e tantissimo altro, oltre all'emulazione RAM disk per Apple 2. Andiamo a vedere cosa si parla oltre. Ok, un po' di pubblicità, il sommario, eccoci qua. Spazio dedicato sia al macOS, il system, sia agli Apple 2, perché questo era quello che Apple vendeva, oltre alla rete local talk, che praticamente era molto utilizzata negli uffici. Un po' di pubblicità, editoriali, qui era uscito il 2 Apple 2GS, che si provava a vendere, diciamo, anche in uffici, ma diciamo la parte grafica e sonora interessava poco o nulla alle aziende. Vediamo altre cose, pubblicità, c'erano stampanti ovviamente anche per Apple e per Macintosh fatte da terzi produttori e vari modelli, pubblicità, ecco, tutti insieme proficuamente la rete Local Talk, che era una rete che funzionava sulla rete seriale, non era velocissima ma era efficiente. Questo Apple Talk per, si vede prevalentemente per Macintosh. Andiamo oltre, ma ci poteva andare anche lui, anche l'Apple 2GS, che però non ebbe molto futuro perché era inferiore rispetto all'Amiga 500. Vediamo cos'altro si trova qui, parecchia pubblicità su applicando, vuol dire che era molto letta. Ecco il soft drive, questo è un RAM disk per Apple 2 e Apple 2C, in modo da utilizzare l'espansione di memoria come un RAM disk. Qui c'è, viene dato il listato, viene spiegato il funzionamento del programma con dei pezzettini anche in assembler. Ok, vediamo un po', accidenti, quanta pubblicità, era molto letta evidentemente. Qui sempre per applicando free software, recuperare, disegnare, imparare, diciamo erano applicazioni software che venivano date, però queste sono per, come si riconosce dall'icone, erano per Macintosh.
che erano vendute per dischi, altra pubblicità, relazionale e programmabile il database Mac, si vede, molto pratico e intuitivo, con le sue belle finestre, però il monitorino era in bianco e nero, niente a che spartire con l'Amiga. Un iperdrive per la SCSI, qui erano molto molto sviluppati dischi SCSI per Macintosh. Indubbiamente il mistero degli Xenar, ecco, questo è un adventure, un'avventura. Come si gioca? Qui veniva spiegata questa avventura, i comandi e la vittoria, questi erano praticamente l'alfabeto che potevano essere digitato nelle avventure. Quanti mega per il 2, altri dischi fissi, però questi sono per Apple 2, per chi lavora su Apple 2, come si vede c'era molta scelta. Che utilizzava gli Apple 2 ancora negli uffici. Chiave di Mac, la possibilità di far utilizzare con Mac Music, diciamo, le uscite MIDI, però diciamo questo non era indubbiamente una cosa sfruttata, perché c'era il Atari ST che aveva le prese MIDI di serie. Mac Basic, qui si vede spangolo di programmazione dedicato al Macintosh Basic, un compilatore se non mi ricordo male, il listato che era bello lungo, come si vede parecchia roba, la carica di 400 utility grafiche, programmi di comunicazione, accessori di scrivania, database, biblioteche e qualsiasi altra cosa, free software per 400 programmi, questi tutti per Macintosh, che venivano illustrati su cosa c'erano e poi erano venduti sui dischi. I programmi erano gratis ma i dischi dovevi pagare. Un ponte tra DOS e ProDOS, questo è un utility per Apple 2, in modo da utilizzare, buttando la macchina ad esempio con il DOS, si poteva accedere a dischi ProDOS, oppure buttando dal ProDOS si poteva accedere con questa utility a dischi formattati in DOS senza non dover stare a ributare la macchina. Un utility era il listato composto anche da assembler, parecchio lungo, tanta roba. Vediamo un po', pubblicità, anche l'altro listato, notevole, tanta roba, questo qui. A scaricare tutta questa roba mi ci voglio. Qui viene spiegato il funzionamento, Apple Excel, questi erano applicativi specifici per Macintosh su Excel, che c'era solo su Macintosh. Per ritrovare la bussola, un programmino in Apple Soft per bambini, in modo di tipo educativo, per imparare, diciamo, a orientarsi con il nord, sud, est, ovest. Notizie sul Macintosh. Pubblicità ed è subito plotter, diagrammi di funzioni in grafica ad alta risoluzione con scala automatica, sovrapposizioni di più tracciati a posizioni di diciture agli assi. Un bel programma di matematica. Come si vede, questo è in DOS 3.3 per Apple 2 e Apple 2C, che era parecchio lungo come listato, ma indubbiamente meritava questo programma. Altre cose che viene spiegato, i vari parametri, il funzionamento, c'era parecchio listato. Per chi comincia, una serie di consigli che venivano dati ai lettori. Apple Help, questa è una pratica precisamente per quanto riguarda i problemi tecnici sul Macintosh. Spazio lettere, domande, un mercatino delle mele dell'usato, molto piccolo. Vengono venduti gli arretrati, parecchia pubblicità, quindi vuol dire che applicando si vendeva parecchio negli arretrati. Sicuramente con gli listati la gente preferiva acquistare dischetti piuttosto che scriverseli per conto suo. Passiamo oltre. Applicando marzo del 1989, di cosa si parlava nel 1989? Si parlava di intelligenza artificiale a portata di Macintosh. Macintosh S30, il potentissimo Macintosh di connettività,
prove su strada di alcuni programmi, Pirati Viaggio dall'Italia che copia, Apple 2 un piccolo spazio come tools per schedare diciamo Totocalcio e un accessorio per non cambiare disco. Andiamo oltre a vedere pubblicità, pubblicità, eccoci qui, come si vede si inizia dal sommario Macworld Expo. Poi si parla di intelligenza artificiale, il problema della pirateria in Italia, il colore e le misure di grafico, in borsa con Macintosh, dialogo con grandi sistemi, CAD Basic evoluto per Macintosh, pianificarsi il lavoro con CAD che anche questo era per Macintosh, scanner a portata di mano, a Express l'impaginatore, anche questo per Macintosh, praticamente tutto per Macintosh, c'era quasi più niente per Apple 2. Tranne emulatore, conflitti tra linguaggio macchina, evitare conflitti tra linguaggio macchina e alta risoluzione su Apple 2, un total load per Apple 2, sfruttare i nuovi tools, menu stile 3x3 e poi Macintosh e Apple 2 vi fanno la schedina. 4 Dimension, ora di stampare, questo è un database e diciamo altre cose. Tutto praticamente è quasi interamente dedicato a Macintosh con una piccolissima parte dedicata a Apple 2GS, d'altronde quello che Apple vendeva erano i Macintosh mentre gli Apple 2 ormai erano chiusi e morti e Apple 2GS ormai stava per avviarsi nella tomba. Voilà, se lo si capisce dalle pubblicità, questo è un Macintosh 2 quando ebbe uscire diciamo omaggiò la famiglia Apple 2 con un Macintosh desktop ad architettura aperta, ma anche questa era una macchina professionale, quindi molto diversa rispetto alla filosofia Apple 2 che era più dedicata all'home computing. Vediamo un po' applichi, qui si parla un po' di chi stava facendo cosa per Macintosh, pubblicità da annotare, cosa c'è qui, un portatilino, espansioni, monitor grandi a colori, desktop publishing per tavolette grafiche, dischi fissi, una marea di periferiche per Macintosh che c'erano e fiorivano da tutte le parti, sia nella versione Macintosh S30 piccolo dal look and feel diciamo e anche dal case molto classico, oppure nella versione molto più aperta. Macintosh monitor qui sono compatibili, sicuramente sono da 17 o 20 pollici, scanner, tutte periferiche costosissime perché erano anche per Macintosh, ma d'altronde nel mondo desktop publishing questi erano ben strumentali. Mac Frisco, Mac World Exposition, ok, che cosa c'era? E qui vi raccontano cosa c'era. Era stato proposto all'epoca per il Macintosh SE, per il Macintosh S2, mega monitor giganteschi da 21 pollici, tutto per il desktop publishing, modem, pubblicità, ecco, dischi fissi, periferiche, unità di backup, CD-ROM e quant'altro. Qui c'erano la possibilità lo sviluppo diciamo con del fatturato Apple, come andava un po' la situazione, andava abbastanza bene, la possibilità di mettere in mega monitor giganteschi per fare desktop publishing e preview di stampa sul piccolo Macintosh SE che indubbiamente era molto potente, ma con un monitor veramente orrendo e schifoso in bianco e nero, invece questo era se non altro più grande e forse erano anche a colori probabilmente, no, nei dubbi, no, ho detto una puttanata, perdono. pubblicità, altri scanner a tutto spiano, intelligenza artificiale su Macintosh, oggi anche i microcalcolatori possono lavorare su applicazioni di intelligenza artificiale, ecco due sistemi per elaborazione simbolica su ambiente Macintosh Lisp e Prolog, due linguaggi di intelligenza artificiale che c'erano per Macintosh, quindi con addirittura con una scheda di espansione specifica pensata per Macintosh. C'era alta pubblicità, si vede che era forte e tirava il campo l'ambito del desktop publishing del Macintosh.
la situazione della pirateria in Italia e la diffusione dei programmi tramite copie, per vederne di tutti i colori. Anche qui un programma di desktop publishing per Macintosh, lo si riconosce dai dischetti da 3,5, e questo è probabilmente per Macintosh 2. Vediamo un po' pubblicità, cos'era questo? Sì, un disco fisso esterno, va bene, altra pubblicità, sempre il programma veniva recensito applicando agli arretrati. Migliore dei programmi dedicati all'analisi dei trend di borsa, all'avanguardia per potenza e rapidità, profits. Qui veniva spiegato per Macintosh il programma, calcolava medie mobili, i volumi e i vari indicatori che potevano essere calcolati per applicare analisi tecnica. Mac dialoga con i grandi sistemi. Integrare Macintosh con grandi e potenti computer è oggi una realtà. Vediamo che cosa vuol dire integrazione, come si realizza e quali sono i suoi vantaggi. Va bene, quindi la Apple stava incominciando a offrire le capacità di una multipiattaforma in modo da poter dialogare con altri sistemi IBM, in particolar modo per il segmento business che aveva bisogno di scambiare dati. Tutta la pagina sotto controllo, anche qui puntava molto, ma applicando sul problemi di desktop publishing con programmi, pubblicità di monitor, scanner per tutti. Costavano sempre un botto gli scanner, sono sempre costati un botto, fino a quando non arrivarono le periferiche USB. Un'applicazione per un'agenda, vediamo un po', questo è tutto Macintosh. Gli Apple II ormai erano morti e sepolti. Basic cresce, Microsoft Quick Basic, però anche questo per Macintosh, come si vede dalle finestre a colori per Macintosh 2. Pubblicità, l'elettronica al computer, anche questo siamo applicazioni di elettronica al computer, Rider Design, MacCAD e altre applicazioni per la costruzione di circuiti elettrici. Va bene, accessori, ecco alcuni accessori, questi se ne sono spiegati, questi sono tutti per Macintosh, per il talk, anche qui dischi fissi per Macintosh, tutto per Macintosh, qualche cosa per Apple 2GS, giochi, Chess Master a colori, si vede, avventure, Last Ninja. Sua maestà il selettore, qui viene applicata praticamente per la serie Apple 2 la possibilità, non spiegate dettagliatamente le utility per l'Apple 2GS per dare retrocompatibilità con computer mai che erano vecchi, o anche, ah no, forse per con l'Amiga. Sì, Unidos, dava la compatibilità multipiattaforma per l'Unidos. E qualcosa sul DOS, va bene. Con questo programma potete facilmente costruire delle guide a chiave utilizzate sulle diverse attività. Questo è un database, anche qui siamo sempre in ambito Macintosh, applicazioni di database, applicazioni per i database, la mela e la schedina, qui c'era in versione Macintosh e poi anche in versione 2GS, qui c'era un applicativo per un 4Dimension, Basic System Memory, un po' di programmazione, tools di applicazioni, Toolload per Apple 2GS, quindi alcune utility per l'Apple 2GS, generatore di menu, questo per Apple Works, che però poi alla fine girava sempre sul GS,
un po' di free software che veniva illustrato, se uno poi lo voleva doveva comprare i dischetti, una linea di lettere e app lettere, collegamento con i lettori, dei listati per Apple II che venivano dati. Accidenti, bella pinza questa rivista, di ricca di informazioni e di materiale. Ci volevo vedere voi a inserire tutte queste paginate di roba in linguaggio macchina, ci volevo vedere. Io, la gente faceva prima a comprare i dischetti, ecco perché si li vendevano. Questi sono listati per Macintosh in Macintosh Basic, che poi, se non mi ricordo male, era un compilatore. Listati senza fatica, eccoli qua, invece di stare a passare ore a cavarsi l'occhio, uno li comprava già direttamente e se li trovava sui dischetti. Free software. Ok, poi programmi per Macintosh, free software, disk service, ma questi erano tutti gli arretrati di applicando i vari servizi. Pubblicità, fine, passiamo oltre. Applicando novembre 2011, qui si dà il saluto a Steve Jobs, che purtroppo era venuto a mancare, l'imprenditore illuminato e visionario purtroppo era deceduto. E quindi c'è un editoriale in cui si dà un saluto al visionario imprenditore che salvò la Apple dopo averla prima affondata, contribuito a fondarla, e poi ne ha salvato lo sviluppo e, diciamo, la vita all'azienda. Abbiamo il sommario. Cosa c'era nel sommario? C'era una marea di cose, tutte dedicate ai Macintosh chiaramente, e anche agli iPhone: fotografia, desktop publishing, musica, un po' di tutto. Vediamo un pochino di giochi, pubblicità, ce n'è una marea di pubblicità, vuol dire che questa rivista nel 2011 era super mega letta. L'iPhone 4S era in arrivo nel 2011 in queste due versioni. Vediamo un po' cosa c'è. Offerte: rilasciato Vector Wars 2012, nuovo pad, suoni, dischi fissi esterni, macchine fotografiche, più memoria, software, c'è una marea di roba. Già si commenta da sé: monitor, l'hardware per Apple e tutte le ce n'era a bizzeffe, sia fatto che come espansioni, come software e come ogni cosa che uno poteva immaginare ce lo trovava. Qui è un articolo collegato alla macchina Nikon, come poteva essere collegata al Macintosh. Questo è un computer per un case per fare i RAID, i backup. Media Pro, questo è un software per il montaggio audio video, un'altra stazione di backup esterna da 2 TB, tutte robe che gli amici commodoristi queste cose ormai le annusavano, che ormai nel 2011 c'è rimasto più nulla della Commodore. Wireless da gigabit, qui Bose MIE2, probabilmente è una cassa per il lettore MIDI della Apple. Office, macOS X, nuovo macOS X, pubblicità, il Mac al sicuro, ossia un minimo di sicurezza su cosa fare e cosa non fare. Addio al malware e quindi minime difese anche per il macOS X, che indubbiamente aveva catalizzato l'interesse di un po' di gente, sicuramente meno di tutti i problemi di Windows, ma anche macOS X era sotto attacco. Il 3D con l'iPad, applicazioni per fare 3D con l'iPad.
immagini e suoni inizia lo spettacolo. Questo è un sistema di home theater, non aveva nulla a che fare con il Macintosh, ma però evidentemente alla gente poteva essere collegato, però diciamo, non di per sé non è che fosse strettamente hardware collegato con il Macintosh. Un Tristly Store, qui c'era pubblicità dei negozi Apple che erano aperti. Da lì quanta gente c'era, tutti a prendere l'iPhone. Tip e tricks, trucchi, rubrica degli indirizzi, trucchi e strumenti per photoshoppare le cose, quindi applicazioni e rubriche dedicate a programmi specifici. Ma la conquista del web, iWeb è il programma per fare, diciamo, un po' di siti sitarelli piuttosto semplici, senza sapere niente di linguaggi. L'albero genealogico sul Mac, questa è un'applicazioncina per gli avi, pronipoti e eccetera. Vediamo cosa c'era, ma magari pubblicità c'è. Abaddon the Black Fortress, questo è sicuramente un'avventura in falso 3D. Tofu 2, questo probabilmente sarà un giochino per iPhone, qualcosa di simile. Il listino prezzi della Apple con tutta la roba che c'era. Se siete interessati potete andare a vedere quanto costavano i vari Macintosh Tower. Gli asparagi e l'immortalità di Lion. C'erano la Pippin che non si era comprata nessuno, la Gigino per giocare la PlayStation, se non presa un Zlon Pro nessuno. E poi qui c'erano, diciamo, una serie di retro hardware, diciamo, ecco. Abbiamo l'S30, questo portatilino che per l'amor di Dio non vale la pena stare a perderci tempo, e la Next Step che divenne oggetto di culto come oggetto che anticipava Mac OS X. Storia di ordinaria follia, ossia come, diciamo, Mac aiutava a pensare. Pompavano molto all'epoca la Apple sul Think Different per cercare di invogliare gli utenti a spendere danari per prodotti belli e costosi. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.